dominato la partita, hanno creato tantissimo veramente, hanno giocato una partita, mi hanno fatto una grossa impressione, ho visto anche quella con il Chievo, se la sono giocata alla pari, qualcosina in più, tant'è vero che hanno passato anche il turno di Coppa Italia contro una squadra di Serie A. È un organico completo, si sono decisamente, hanno completato l'organico nell'ultima settimana con 4 arrivi di grande qualità. Penso che sia l'organico più completo della Serie B. Poi ci può essere il Catania che può avere qualche giocatore con delle punte di qualità tecnica superiore, però l'organico nella sua interezza, come che ricambi, come rosa, è decisamente quello più importante della categoria. Detto questo, per loro è che giocano anche molto bene, sono messi bene in campo, è una squadra che ha uno spirito decisamente offensivo, giocano sempre all'attacco. Tutte e due le partite, perlomeno che ho viste, anche se erano interne, ma ho visto uno spirito di una squadra offensiva, proprio lo schieramento di una copertura degli spazi molto offensivo, fa un pressing ultra offensivo anche, e hanno tanti giocatori di gamba importante per ripartire. Detto questo, ho dato il merito a quello che c'è da fare, però poi tocca a noi fare la nostra partita, la giochiamo in casa, abbiamo la voglia di far bene. Deve essere una voglia lucida, che non si faccia trarre da tensioni o da pressioni di debutto casalingo come qualche volta succede. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e trarre questa fiducia anche dalla prestazione di Crotone. Veniamo da una vittoria esterna e dobbiamo essere bravi a proprio gestirla. Dico fiducia nei nostri mezzi, consapevoli della forza dell'avversario, ma anche dimostrare a noi che siamo in grado e vogliamo fare la partita noi. Questo lo dico in piena umiltà, non lo dico per presunzione, ma deve essere una mentalità di una squadra che ha il coraggio e la voglia di andarsela a giocare in piena umiltà, consapevoli che se loro hanno tanta qualità dobbiamo dimostrare di averla noi e che dobbiamo metterci altre cose se magari si possiamo avere inferiore a loro, grinta, temperamento, modo di tenere il campo, spirito di squadra, per la voglia di lottare comune a tutti e di dare il 100%. Stamattina molto, molto grintosi mi sono sembrati, molto aggressivi, no? Sì, è stata una partita intensa, sono risparmiati qualche colpo, ripeto, io penso proprio che sia dettata da questa voglia di far bene e che non può non essere uno spirito di squadra che si deve costruire. Perché dobbiamo costruire un qualcosa e questo lo si costruisce su questi presupposti. Di gente che ha voglia, che ha motivazione, che ha tanta grinta dentro, tanta fiducia sul compagno. Queste sono le basi poi per poter far bene. Voglio mai una squadra demotivata, mai una squadra a testa bassa che stia a subire. Poi si può subire l'avversario perché ha merito, perché ha qualità. E si può anche essere in difficoltà, ma nella difficoltà proprio stringere i denti e dare quel segno di compattezza, di saper stringere i denti e poi di avere quella voglia di superare l'avversario. Questo è un fattore mentale che dobbiamo acquisirlo velocemente. Deciso eravamo dietro le punte? Dicevo poc'anzi, c'è ancora un dubbio tra Faletti e Veramo. Vediamo. Ci rifletto ancora un momento di quello che ho visto, ho provato un po' di più lui questa settimana perché già so cosa Faletti mi può dare e domani. La vocazione offensiva del Pescara incide su questa scelta? Una parte incide per la loro fisicità, per la loro gamba, per la loro velocità, questo incide, perché Eramo mi permette di avere anche giocatori nostri intensi, Valiant e Gavazzi hanno una bella gamba anche loro, quindi di contrapporre anche noi il tutto. E poi però senza snaturare quello che deve essere il nostro pensiero, il nostro modo di giocare. E quindi questo è quel concetto. Eramo ha dimostrato di farlo bene, da quel centrocampista più aggiunto rispetto magari a uno che è abituato a fare prevalentemente la fase offensiva e basta.